Il reining è una disciplina dell'equitazione americana ed è la base di tutte le discipline western, elevata ai massimi livelli, in cui si ricerca la perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere. Il termine reining deriva dal verbo to rein, ossia guidare fra le redini. Il cavaliere deve guidare il cavallo in figure, dette manovre. Il reining è oggi una disciplina equestre che ha una posizione di rilievo nell'ambito dell'equitazione internazionale. Le finali del campionato italiano e campionato italiano assoluto si sono svolte a novembre nella città dove ogni anno i cavalli per qualche giorno diventano star indiscusse. Il campione del mondo Clemente Russo è andato proprio a Verona per regalarci le emozioni dei protagonisti. Sono nel tempio di Gennaro Landi, numero uno del reining in Italia, campione del mondo, million dollar reiner. Però Gennaro è conosciuto anche al grande pubblico come controfigura di Stallone nell'ultimo film di Rambo. Ce lo vuoi spiegare, Gennaro? Sì, nel Rambo 5 praticamente ci sono delle scene di reining e Sylvester Stallone mi contattò per guidare lui a fare queste scene, per portare anche dei cavalli di qualità, perché il film si era girato in Bulgaria, la parte soprattutto che riguardava i cavalli. E quindi è stata per me un'esperienza fantastica lavorare con un personaggio del genere, che tra l'altro è stato molto cordiale, forse legato dalla stessa passione, era molto disponibile a parlare con me, a spendere anche del tempo fuori dal set per parlare di cavalli, ed è stato veramente fantastico. Sei in forma per oggi? Direi proprio di sì, dai. Ieri sera mi sono allenato, il cavallo che monterò stasera l'ho sentito veramente bene. Gennaro è, diciamo, un po' uno dei cavalli portanti di questo mondo del reining, come dicevamo prima, il campione del mondo, l'unico million dollar reiner in Italia, e proprio con Gennaro volevamo parlare dell'internazionalità del reining. Sì, il reining oramai è uno sport molto diffuso, soprattutto in negli Stati Uniti, chiaramente, dove è nato, è diffusissimo e c'è un grandissimo business che gira intorno a questa industria. E in Europa, chiaramente, essendo arrivato dopo, quindi il processo è stato un pochino più lento e non ci sono ovviamente i numeri dell'America. Diciamo che tecnicamente posso dire che il livello europeo è molto alto, è alla pari dei livelli degli Stati Uniti. Chiaramente la differenza poi sta nei numeri. Però girano voci in giro, ecco, nei corridoi della fiera, che ci sarà una partenza molto importante tra qualche giorno. Cosa succederà in Lodovita? Che cambiamento? Sì, a gennaio praticamente ho ricevuto una proposta di andare a lavorare in Arizona e quindi da gennaio mi sposterò lì, ho un contratto per il momento di 2 anni e proverò a fare questo passo. Ho gareggiato già più volte in America, quindi a livello tecnico sono riuscito a tastare il terreno lì, però non ho mai lavorato per un periodo lungo e quindi non sono mai entrato a far parte del business americano, ed è una cosa che mi incuriosisce, perché chiaramente, come dicevamo prima, con la differenza di numeri che c'è anche una grandissima qualità. L'Italia, andando via Gennaro Landi, perderà un pezzo molto importante. Credi che tu possa rimanere qualche radice qui in Italia? Pensi che tu possa tornare spesso e continuare a farti vedere e lavorare anche in Italia? Sì, diciamo che la mia idea è quella di comunque mantenere il posto di Oliviero Toscani vivo, che funzioni, con un ragazzo, diciamo, che porti avanti una parte dei miei clienti che resterà qua. E quindi cercherò di tanto in tanto, in base agli impegni che avrò agonistici, di tornare qua e di mantenere comunque questo legame verso con l'Europa e con l'Italia, che mi hanno dato tantissimo in questo sport. Il futuro, si sa, è nelle mani dei più giovani. È così anche nel mondo equestre, dove già da giovanissimi i cavalli iniziano a competere ad altissimi livelli. Ad occuparsene nel reining è l'IRBA, associazione allevatori nata per promuovere lo sviluppo del cavallo da reining in Europa. Siamo con Roberto Cuoghi, presidente dell'IRBA, che ci spiegherà quanto è importante iscrivere un puledro al programma allevatoriale.
Il programma allevatoriale IRBA nacque nel 1993 per dare un salvadanaio al Futurity IRA, dato che riguardava solo una sponsorizzazione da parte di IRBA al Futurity IRA per quanto riguarda i 3 anni. Tutti i proprietari degli stalloni si iscrivono a questo programma e tutti il fondo che viene preso da questa iscrizione viene donato da parte di IRBA all'associazione IRA, che organizza il Futurity di 3 anni e con gran parte dei soldi per merito di questo programma. Quindi si può dire che se uno stallone non fosse iscritto oppure un puledro non fosse iscritto, il montepremio non sarebbe alto come lo è oggi. Sì, certamente. Adesso oggi abbiamo qui un Futurity con un added pari a 800.000 euro e in gran parte costituito dal programma allevatoriale. Questo ci permette di avere i montepremi più alti che siano mai stati fatti in Europa e permette all'Associazione Nazionale IRA di avere comunque sempre a disposizione tutti questi soldi. Allora, per farla breve, per farla semplice, perché ci sono qui da noi a EcoTV, ci segue tutto il mondo equestre, ma anche di altre discipline. Quindi se io ho un puledro fortissimo che non ho scritto a questo programma allevatoriale, significa che non posso partecipare a questi eventi? Sì, i primi anni abbiamo tenuto aperto con un montepremio aggiuntivo per chi non fosse iscritto, per dar proprio modo di vedere quanto fosse importante questo programma e quanto incidesse nell'added del montepremi del Futurity. Dopo alcuni anni il programma è stato chiuso, quindi qualsiasi persona che non avesse iscritto lo stallone al programma non può partecipare a questa manifestazione. In più, se un cavallo nato da un privato a casa, la cosa migliore è iscrivere a questo programma, perché non avrebbe neanche l'opportunità di poi poter vendere questo puledro, perché tutti vogliono partecipare al big show che è il Futurity, che si fa sempre a novembre tutti gli anni, e possono partecipare solo i cavalli iscritti al programma. Questo è un complimento che faccio a lei e faccio a tutti i componenti dell'IRA e dell'IRBA soprattutto, perché così avete dato valore e importanza sia al puledro e sia allo sportivo che si appresta ad avvicinarsi a questo mondo. Sì, noi facciamo dall'inizio dell'anno, parlo anche come IRA, dato che sono stato presidente per 15 anni e adesso sono presidente dell'IRBA, quindi la società degli allevatori. Noi dall'inizio dell'anno facciamo gare importanti, ma il grande spot per noi è sempre il Futurity, cioè la gara riservata ai 3 anni, e per questo abbiamo focalizzato tutti gli sforzi economici e di organizzazione al Big Show di novembre. Il successo, un amico che non c'è più, e l'emozione di aver vinto per lui. Manuel Cortesi e Julie Joe Snap si aggiudicano la finale Open per i cavalli di 4 anni. Finita la finale Open dei 4 anni, sono qui col Reserve Champion Manuel Cortesi, ha fatto una gara pazzesca. Dici che cosa è successo? Sono molto soddisfatto del risultato, anche perché è una cavalla che ahimè molto da poco, perché è una cavalla di un amico che purtroppo non c'è più, e mi ha dato una grandissima soddisfazione perché è stata fantastica. Dentro ha stoppato, cerchiato, ha fatto tutte le manovre che doveva fare al meglio, raggiungendo un punteggio che non aveva mai raggiunto questa cavalla, e siamo super super soddisfatti, anche perché è una femmina e un giorno quindi sarà una mamma.
tutto il pubblico era con te, io ero con te, perché comunque conoscendo la storia che è successo al proprietario della cavalla e conoscendo tu come ci hai tenuto a questa cavalla, quindi tutto il pubblico era con te. Complimenti, e da Verona è tutto, arrivederci.